Il nuovo ponte di Genova, il ponte San Giorgio, inaugurato ieri, può essere un esempio dell'Italia che vuole ripartire. Lo è stato un esempio negativo il ponte Morandi, che 2 anni fa ha tagliato in 2 una città e ha gettato nella disperazione 43 famiglie che hanno perso i loro cari. L'esempio di un'Italia che non investiva sulle proprie infrastrutture, sul proprio ammodernamento, su un futuro da immaginare. Questo è un ponte invece che rappresenta il meglio dell'Italia. Costruito in tempi record, con il lavoro di migliaia di operai, con 20 cantieri aperti contemporaneamente, 24 ore su 24, uscito dalla penna e dalla mente di un grande creativo orgoglio italiano come Renzo Piano, con il lavoro di progettisti, ingegneri, maestranze che hanno lavorato senza sosta. È un esempio positivo anche per la poca burocrazia, per il lavoro congiunto di pubblico e privato, di maggioranza ed opposizione delle forze politiche. Si è lavorati con un obiettivo comune che deve essere l'obiettivo di ripartenza dell'Italia. Usiamo il modello Genova per ripartire dopo la tragedia del Ponte Morandi, dopo la tragedia del Covid, perché dai momenti di difficoltà gli italiani sanno venire fuori bene ed è un'occasione che non possiamo sprecare.